Sì, inizio sempre, progetti non li finisco. So che state aspettando video da anni e anni e anni e anni, ma purtroppo, probabilmente non arriveranno più. Ma io continuo a aprire progetti e poi li chiudo, perché così mi piace far partire le cose e poi farle fallire. Comunque sia, Foglie Foglie Tempesta, podcast, seguitelo. Stronzi. Il podcast che state per sentire non ha senso. Allora, praticamente l'altro giorno sono partito perché dovevo andare verso Monza. E non so se avete presente che quando arrivi dove c'è il bivio Monza, Sesto San Giovanni, in pratica, quello dove hanno girato quel film con Pozzetto, non so se l'avete mai visto, no? Dove c'è praticamente lui che prende la macchina e deve fare questo viaggio fino in Sicilia. Allora parte la mattina presto, che poi, cioè nel senso, io quando faccio i viaggi di solito parto la mattina presto, ecco. Però non mi piace molto, io preferisco di gran lunga partire il pomeriggio. Anche perché poi quando vai in pomeriggio e arrivi all'autogrill, no? Il pomeriggio così c'è il caffè, che secondo me è il caffè più buono del mondo, è quello che fanno all'autogrill comunque. Tutto è quello che potete dire quello che volete, ma è così. Infatti una volta, siccome mi piacciono molto i caffè, insomma, il caffè in generale, sono andato a Cuba. E lì ho conosciuto questa proprietaria di questa piantagione qui, no? Che poi, cioè, a Cuba alla fine si vive abbastanza bene, cioè, nel senso, stavano bene, mangiavano, si mangiavano quella roba che si fa con quella sorta di banane, come si chiamano? Platano, platano, platano. Che poi le banane, non so se lo sapete, sono anche una specie in via di estinzione. È probabile che nei prossimi anni sostanzialmente vengano decimate dai funghi. I funghi sono comunque, secondo me, la rovina del mondo. Infatti non mi piacciono per niente. Anzi, mi fanno particolarmente schifo. Probabilmente mi fanno schifo perché quando ero piccolo mia nonna faceva sempre il risotto con i funghi, no? E me li faceva mangiare lo stesso togliendoli dal piatto. Eh sì, no, mia nonna faceva un sacco di robe buone da mangiare. Una volta praticamente ho preso questa roba qua che si fa in Piemonte, adesso non so bene, con il riso, no? E poi ci metti dentro il minestrone. Minestrone non è che mi piace, anzi in verità non mi piace per niente, però ho riso con il minestrone. Comunque, tra i piatti del Piemonte, invece quelli che mi piacciono di più, c'è sicuramente la bagna cauda, che comunque c'è, cioè, tipica, no? Di uno, Cuneo, robe del genere. Cioè, no, è buona. Poi a Cuneo fanno le castagne. Buone le castagne comunque. Castagne fanno molto autunno. Tutti gli anni andiamo a prendere le castagne e poi le facciamo, no? Una sera in ottobre. Una volta siamo andati a prendere le castagne qua in un bosco qui vicino, con i miei amici, no? Insomma, così. E praticamente siamo arrivati lì in mezzo al bosco, no? Fai tutto, sai, un'oretta, vai dentro, esci, entri nelle piante, prendi ricci, togli le castagne, roba del genere. E niente, in lontananza vediamo sto cervo, no? Perché vabbè, comunque qua zona un po' montuosa, così, insomma, tutto normale. Vediamo questo cervo in fondo, allora niente, ci facciamo per avvicinarci. E che non era la prima volta che vedevo un cervo, in verità, perché mi ricordo di averlo visto da piccolo piccolo su, sempre in montagna. E io pensavo fosse una renna, no? Però poi, cioè, le renne vivono solo in Norvegia, che è un posto dove mi piacerebbe andare, tra l'altro. So che l'alcol costa tantissimo in Norvegia, però mi piacerebbe andare comunque, sai, i fiordi, quelle robe lì. Ma una crociera, cioè non è male, un po' come si chiama? Quel libro di Agatha Christie, cos'è? Poirot sul Nilo, qualcosa del genere. Anche se il mio preferito è comunque Assassino sull'Orient Express di Agatha Christie. Orient Express, che mi piacerebbe andare, tra l'altro so che passava qua vicino proprio l'Orient Express. Però più che l'Orient Express mi piacerebbe fare la Transiberiana. Mi piacerebbe, no, proprio partire da, non so, da dove si parte, arrivare fino a Pechino, così. Perché, cioè, bello, no? Il problema è la lingua, perché il russo è una lingua molto difficile. Una volta mi diceva mio zio che, vabbè, ha lavorato così spesso in giro per il mondo, che praticamente le persone con cui è più difficile comunicare sono proprio i russi, no? E
Questo mio zio qui, vabbè, è passato in giro per il mondo, comunque robe così, faceva forni industriali, robe così, e una volta praticamente è andato in chiesa in motorino, cioè un pazzo incredibile, e ha fatto tutto il giro della navata centrale, no? Che poi, cioè, la chiesa non è grande come San Pietro, è piccolina, è entrato e uscito, no? Niente, basta. Comunque io tutto quello che volevo dire era questo. Quindi, ciao.